Storie di Serie A. Storie di Serie A. Su Radio Serie A con RDS. Buongiorno da Alessandro Alciato, è mercoledì, è tempo di vedere ed ascoltare una nuova puntata di Storie di Serie A, soprattutto è tempo di spegnere i telefonini e lo dico al nostro gradito ospite di oggi qui nella sede romana della Lega di Serie A, buongiorno a Claudio Lotito. Buongiorno a voi. Confermiamo o sfatiamo intanto questo mito, quanti telefonini ha? Tre. Tre. Perché tre? Perché sono legate alle varie attività che ho, una nel calcio, una nella... a livello delle aziende, una per quello che riguarda la vita privata. Ce n'è anche uno per i rompiscatole? No, quelli sono eventualmente, quelli sono tutti i giorni, a tutte le ore, del giorno e della notte, quindi peraltro ormai sono abituato, anche se talvolta sono sgradevoli, minacciosi, fanno minacce di morte, io sono abituato a convivere con questa situazione da oltre 20 anni, quindi. Lei riceve minacce di morte ancora? Guardi, ci sono dei momenti particolari dove addirittura riceverò 300 telefonate, quindi 200 in una giornata. Ma sai, una persona normale sicuramente incutono timore, incutono preoccupazione. Io sono abituato a convincere, voi sapete quello che ho fatto io nel mondo del calcio contro certi comportamenti, li combatto, anzi più fanno così e più io divento, come dire, una persona che vuole far valere il rispetto delle norme, il rispetto della correttezza e il rispetto delle istituzioni. Sì, l'importante è forse non abituarsi alle minacce di morte, cioè non considerarle una cosa normale. Ma rientra un po' nella mia indole, io sono un combattente ma un reduce, quindi i fatti lo testimoniano. Io quando sono entrato in questo mondo ho trovato assurdo tutta una serie di situazioni che venivano etichettate come normali, cioè che il cosiddetto pseudo tifoso poteva permettersi il lusso, la critica costruttiva è ben accetta, ma di infamare, di minacciare, di eccetera. Peraltro adesso la cosa che si è estesa anche a altre figure, non solo della squadra per la quale io faccio il presidente, ma anche magari della squadra avversaria. E questo denota una pochezza della qualità delle persone e soprattutto che noi dobbiamo recuperare proprio una cultura dei valori sportivi che purtroppo negli ultimi anni si è persa. Lei vive sotto scorta? Sì. Che vita è? Beh, è una vita alla quale in tutte le cose ci si abitua, è una vita che sicuramente comporta delle limitazioni appunto della propria privacy, ma fa parte del ruolo che ricopri, quindi ti ci devi abituare. Sì, non è semplice, immagino, abituarsi. Ma io non so neanche se sia giusto abituarsi. Ma io faccio un ragionamento diverso, io sono abituato ad adattarmi alle varie situazioni, è un problema mio di indole, e come anche di usare un linguaggio in funzione delle persone che c'è davanti. Questo è un problema che doveva essere, come dire, eliminato alla radice, quando dicevo, attraverso una forma di prevenzione, fare appunto cosa che io sto facendo con la squadra, andare nelle scuole, andare a cercare di educare i giovani alla cultura della legalità, rispetto delle regole, agli aspetti valoriali dello sport, che poi lo sport, come ricorderete, al tempo delle Olimpiadi, nell'antica Grecia, era il bene supremo perché si fermavano le guerre quando c'erano le Olimpiadi, e quindi recuperare questo aspetto valoriale, perché poi nello sport vale appunto sì la competizione, ma vale soprattutto il merito, quindi la sana competizione, il merito, il rispetto delle regole, lo spirito di gruppo, la valorizzazione dell'essere umano in quanto tale a 360 gradi, non solo per il merito sportivo ma anche per la qualità della persona in quanto tale. E spesso questo ultimamente purtroppo nel nostro mondo si è perso, vedete, tutta una serie di situazioni che parliamo nei femminicidi, nel bullismo, in quello che succede soprattutto nei giovani, questo rileva una carenza fondamentale di aspetti, quello che Kant faceva una differenza tra fenomeno, fine apparire e noumeno. Il noumeno è il substrato, cioè quando uno, come diceva l'oracolo di Delfi, gnosis adono, conosce la propria qualità della persona e sa anche misurare i propri limiti,
sicuramente è in grado di avere un comportamento razionale che rispetta chiaramente le norme civili, penali e quant'altro, ma soprattutto le norme etiche, che ultimamente sono venute meno perché non esiste più quel percorso che partiva dalla famiglia, poi approdava, come ricorderete, nelle elementari, quando c'era la famosa figura dell'insegnante elementare che veniva impropriamente chiamato maestro, perché il maestro è quello d'orchestra, che lavorava sinergicamente però con la famiglia. E ai tempi, per esempio, ai tempi in cui feci io le elementari, le famiglie anzi si rivolgevano al maestro e dire, talvolta lo dovevo anche bacchettare per educarlo al rispetto, appunto. Oggi si fa causa ai professori e ai maestri. Oggi fanno causa. E quindi poi c'era l'altro percorso, nel pomeriggio dopo la scuola si andava negli oratori, dove c'era la famosa sana competizione nelle partite, però nello stesso tempo tu crescevi all'insegna dei valori spirituali, no? Della crescita interiore dell'individuo, e poi dopo a 16 anni approdavi anche con la stessa politica di una volta, che al di là delle ideologie, al di là di tutto, comunque creava una forma di merito per la crescita all'interno del sistema, no? E tutto questo ha determinato e ha costruito un bagaglio per le persone che oggi hanno la mia età. Io mi pongo un interrogativo, ma i giovani di oggi, che non hanno più la capacità di interrelazionarsi perché sono tutti sempre, si applicano totalmente ed esclusivamente sui telefonini, che non hanno più come dire, la capacità di emozionarsi, perché il rapporto con un mezzo tecnologico è un rapporto freddo, tant'è che non c'è più la capacità di, come dire, di dialogare e di capire anche il tono della voce, la sfumatura del tono della voce, per percepire qual è, come dire, lo sguardo, qual è l'atteggiamento della persona nei confronti di una posizione. Oggi tutto questo è venuto meno, è diventato un fatto squisitamente, come dire, asettico, che ha determinato una completa scomparsa dell'aspetto emozionale che fa parte dell'individuo, della sua interezza. E quindi questo è un elemento che è fondamentale, che ci deve spingere a riflettere, soprattutto anche nell'aspetto sportivo, perché il tifoso di una volta era un tifoso passionale, legato a, così anche il giocatore, il termine affiliato era un termine sbagliato, era legato al colore di una maglia, sposava una posizione a vita. Oggi tutto questo esiste purtroppo, come abbiamo detto, l'aspetto fenomenico dell'apparire e della sostanza materiale. Tutto il resto non conta e noi dobbiamo riportarlo invece sugli aspetti storici valoriali dello sport. Ma lei parlava dei giovani che stanno sul telefonino tutto il giorno. Sì. Lei sui suoi tre telefonini? Non ho telefonini. A internet? No. A WhatsApp? No. Ai social? No, non ho niente, perché ho il telefonino tradizionale di una volta, anche perché io non sono tecnologico, sono, ahimè, purtroppo questo è un mio limite, anche una mia scelta, non la nascondo, e quindi preferisco usare il telefono, deve essere un mezzo di comunicazione. Non può essere un mezzo che sostituisce il rapporto umano, e questo è vero che ha portato dei grandi vantaggi, perché immaginate che sul telefonino oggi c'è tutto e c'è tutto quello che impropriamente viene definita cultura, anche l'aspetto culturale. La cultura è una serie di nozioni che uno acquisisce e che fanno parte integrante della tua persona e che fanno sì che tu sia in quella maniera piuttosto che in un'altra. Oggi questo aspetto secondo me è venuto meno. Dicono che lei abbia un potere pressoché infinito. È vero. Io ho un'immagine di lei che va in macchina sui viali della Città del Vaticano, dove sostanzialmente non può andare nessuno, ma lei aveva il permesso. Ma no, io, diciamo, bontà loro, bontà delle persone che mi... della quale sono onorato di essere, come dire, non dico amico, in termine molto importante, conoscente, approfondito, mi consentono, cioè ho la possibilità di avere considerazione, e io ho grande rispetto delle persone, grande considerazione e anche grande affetto talvolta con alcune persone con le quali intrattengo dei rapporti più approfonditi. Penso che poi il comportamento di una persona sia fondamentale per instaurare i rapporti e per avere anche una credibilità o meno. Se hai un comportamento coerente, io penso che poi alla fine paga
questo paghi, e quindi ritengo che appunto nei vari ambienti, se c'è un rispetto dell'aspetto, come dicevo prima, del valore della persona, sicuramente penso di essere apprezzato. Però dire che lei è un uomo di potere è indiscutibile. Ma voi vedete, ecco, questo è un aspetto, come dire, riduttivo. Trasformare l'apprezzamento di una persona per i comportamenti, per le idee, per quello che rappresenta, con trasformarlo in un fatto materiale di una persona che può esercitare un peso in certe scelte. Io questo non ce l'ho, non l'ho mai avuto. Ho la capacità, questo sì, di cercare di convincere le persone di approdare a una soluzione sulla base di un fatto obiettivo ed un fatto razionale. Io penso che il comportamento di una persona sia fondamentale, e quello che uno professa deve essere coerente chiaramente col proprio comportamento, e soprattutto le idee che porta avanti devono essere idee che rispettano gli interessi di tutti, quindi soprattutto devono essere erga omnes, cioè non possono essere corporative, ma devono tutelare gli interessi dell'intera collettività. E su questo penso che poi alla fine rimane difficile non condividere certe posizioni nel momento in cui rappresento questa espressione. Suo arrivo nel mondo del calcio è stata una sorta di ciclone. Le faccio due domande. Intanto, perché nel 2004 ha deciso di impegnarsi così tanto nel calcio, e perché la Lazio? Guardi, allora, innanzitutto siamo nella seconda domanda. Io sono sempre stato un tifoso della Lazio da quando avevo l'età di 5 anni, e siccome io sono un tenace, anche nei momenti di difficoltà, in quel periodo, insomma, la Lazio, nei periodi anche quando ero non solo adolescente ma ragazzo, diciamo la Lazio non è che navigasse in alta classifica, tant'è che poi vinse uno scudetto successivamente, però quando io già avevo una certa un'età, come dire, perché sembra che sia giovane, ho 66 anni, e questo è stato chiaramente un elemento trainante quando ho accettato questa sfida, una sfida che mi fu proposta, lo dico senza tema di essere smentito, dal presidente Berlusconi, che come una persona alla quale per la quale ho un ricordo particolare di affetto, di considerazione, di stima particolare, perché è una persona che aveva la visione, aveva la capacità di vedere quello che sarebbe successo nel tempo, e questo l'ha portato appunto a creare tutto quello che ha creato nei vari campi, dove lui è intervenuto sicuramente ha portato dei risultati. In quel contesto lui era Presidente del Consiglio, io avevo un rapporto personale, mi permetto di dire amicale, perché lo era, e da oltre 30 anni, e quindi sulla base di questo lui mi chiamò, mi fece una telefonata che ancora ricordo con piacere, oggi chiaramente ex post, all'epoca ero un po' preoccupato perché mi disse, chiaramente per l'impegno che poi ho all'inizio preso del salvare la Lazio, mi disse: sto partendo per l'America, tutti mi dicono che l'unico che può risolvere questo problema sei tu. E io gli dissi: dimmi se mi viene la Lazio. E io rimasi un po' perplesso, perché la Lazio nel 2004, quando io sono entrato il 19 del 2004, aveva una fotografia bilancistica, diciamo così, io dissi che l'avevo presa al funerale, l'avevo portata in coma irreversibile, contavo, ricorderete, di portarla in coma irreversibile, perché era una società che fatturava 84 milioni, ne perdeva 86,5 e aveva 550 milioni di debiti. Da tutti era considerata una sfida impossibile, io come col mio carattere l'ho considerata una sfida al limite, come gli sport estremi, e quindi a me piacciono le sfide, e Berlusconi, che mi conosceva molto bene, e quindi ho accettato questa sfida. Lui poi a una domanda precisa, ricordo, a porta disse: ma scusi, ma lei è proprietario del Milan, perché si è interessato alla Lazio? E lui disse una cosa bellissima e pratica, disse: perché per un problema di ordine pubblico, quindi ho ritenuto di, come dire, impegnare un mio amico per la soluzione di un problema che era diventato un problema di ordine pubblico. Ricorderete, fu bloccata la Cristoforo Colombo, l'assalto all'Agenzia delle Entrate, l'assalto alla Banca di Roma, cioè ci fu una situazione, quei tempi la tifoseria della Lazio era una tifoseria molto
che si faceva sentire con metodi anche non conformi anche rispetto diciamo del buon vivere civile. Quindi questo mi ha consentito di entrare in un mondo particolare che trovai subito un mondo fuori dalla normalità, perché si pagavano persone che producevano perdite in modo profumato e io che faccio l'imprenditore sono sempre stato come dire, abituato a premiare le persone che producono reddito, che producono risultato, no? Quindi questo ha determinato sicuramente una applicazione dei metodi imprenditoriali in un sistema dove c'era una storia chiaramente di comportamenti che non erano all'insegna dell'azienda, ma erano all'insegna del presidente tifoso, come sono io, non all'insegna, ma del tifoso, all'epoca era all'insegna del tifoso presidente, io sono diventato un presidente tifoso. Quindi prima arrivava la società e poi, anche perché, le dico, e poi arrivava tutto il resto, per un semplice motivo. Innanzitutto sarebbe stato per me più comodo, più facile prenderla al fallimento, no? Come è successo con altre squadre che lei conosce bene, che non hanno pagato nulla. Mentre io, il sottoscritto, si è caricato, ripeto, tutti questi debiti e non ultimo quello della famosa agenzia di entrata che voglio sfatare una volta per tutte. Che, questa era la domanda successiva, infatti. Il debito rateizzato in 23 anni. Ma no, il debito, il debito del fisco, perché l'altro c'era 550 milioni di euro, 550 col fisco, il fisco era circa 180. Questo io applicai una legge dello Stato che era stata, peraltro non fu come tutti hanno raccontato ingiustamente e non correttamente, non fu una legge ad hoc fatta al sottoscritto, ma era una legge che esisteva dal 2002 e non era stata mai applicata ed era una legge sana come principio, diceva se un'impresa fallisce è preferibile transare in modo tale di prendere quello che si può prendere piuttosto che non prendere nulla, perché poi i soldi di, e questo lo chiarisco, chi ha fatto fallire la società ha caricato sulla collettività, quindi su lei, su me, su tutti noi, è chiaramente il mancato introito dello Stato. Mentre il sottoscritto, e quindi invece di fare una transazione come anche attualmente, perché oggi si fanno transazioni al 30%, addirittura pure al 20% della sorte capitale, e a me hanno dato solo una dilazione, la possibilità di pagare a rate in 23 anni, peraltro non hanno dato la possibilità, c'era la legge, l'hanno applicata in modo non corretto nei miei confronti, in 23 anni togliendo sanzioni e interessi, quello che succede in qualsiasi rottamazione di una cartella. E sono 23 anni, quindi sono rimasti adesso 4 anni da pagare. Io sono l'unico contribuente in Italia, e lo rivendico con orgoglio, che ha sempre pagato, era circa 6 milioni l'anno dal 2005, peraltro pagando una rata anticipata, se non ricordo male, di 13 milioni, e sono passati tanti anni, 20 anni, quindi iniziali, e ho pagato poi 6 milioni l'anno circa. Dire più, dire meno, perché poi andavo in rapporto al valore del tasso legale, eccetera, e le ho pagati sempre in anticipo. La rata scade il 1 aprile e io, ad esempio, lo scorso anno l'ho pagata il 7 novembre, 2 anni fa il 17 novembre, un anno addirittura, un anno in anticipo, perché ritenevo giusto, perché non erano soldi miei, ma soldi della collettività. Aggiungo una cosa importante, che il fatto che tutti rivendino l'Odito è stato favorito è una bugia, ecco, che sto raccontando. Esisteva una legge, l'ho fatta applicare, mi sono, come dire, impegnato a farla applicare, perché non la volevano applicare. Io dissi dura lex sed lex, all'epoca si ricorderà, c'è una legge dello Stato che va applicata, esiste, loro l'hanno applicata in modo, come dire, non conforme allo spirito della legge che prevedeva la transazione, hanno fatto una realizzazione in 23 anni e oggi penso di aver fatto un servizio allo Stato e alla collettività, perché quei 140 milioni che poi sono diventati 140, lo Stato l'avrebbe persi, invece l'ha trovati pagati regolarmente con gli interessi, con gli interessi legali della realizzazione. E aggiungo che non erano debiti fatti dal sottoscritto, perché se fossero stati fatti dal sottoscritto, come avviene adesso, che un imprenditore
non paga e poi fa la transazione, è una cosa. Un imprenditore come me che ha comprato quella società e che chiaramente aveva dei debiti e dal primo giorno ha iniziato a pagare correttamente l'ordinario, quindi io ho sempre pagato in modo puntuale l'ordinario, poi sul pregresso fatto dai miei predecessori ho fatto una transazione che oggi sto ancora pagando, sono rimasti, le dicevo, 3 anni e conto nel 2027 di chiuderla definitivamente. Penso quindi di avere avuto non un trattamento di favore, ma anzi di aver reso un favore alla collettività. E da allora ad oggi che anni sono stati? 19 ma c'è anni. Stato una 19 anni passati, c'è stata una grande evoluzione anche nel modo di pensare il calcio. Io sono stato uno dei primi che ha cercato di coniugare il risultato sportivo con una sana gestione. E appunto a volte i tifosi dicono troppo sana gestione. Sì, ma è una sana gestione che oggi ha portato a far sì che la Lazio, dopo 20 anni, sia una società una delle più, come dire, solide dal punto di vista. La Lazio ha un patrimonio immobiliare di diversi centinaia di milioni, immobiliare, ha un parco giocatori di tutto rispetto che conoscete, che è di svariate centinaia di milioni, e soprattutto ha coniugato anche dei risultati sportivi, perché dopo la Juventus è la società che ha vinto dal punto di vista dei trofei più di tutti, quindi significa riuscire a coniugare. E soprattutto io concepisco il mio ruolo con un ruolo di servizio, nel senso che dal punto di vista civilistico la società sicuramente fa riferimento alla mia persona, anche se questa è la Lazio, come lei saprà, è una società quotata e come tutte le società quotate quindi c'è un azionariato diffuso, anche se io ho il controllo assoluto, perché normalmente le società quotate si governano anche con, se lei vede alcune società quotate si governano col 20%, io anche l'ordinario e straordinario, quindi oltre il 70%, quindi il problema... Una monarchia sostanzialmente. Non è una monarchia, scusi, la società, perdoni, in termini civilistici di fatto è la mia, nella sostanza, perché poi parte la parte residuale, quindi, però io questo ruolo lo esprimo tenendo presente una cosa, al di là dell'aspetto civilistico dove io sono il proprietario eccetera, però io coltivo sentimenti e passioni comuni e quindi che sono di tutti, dell'intera comunità laziale e dell'intera collettività, e quindi ho l'obbligo di preservare, mantenere e tramandare questi valori, cosa che sto facendo, lo faccio attraverso tutta una serie di azioni che salvaguardano la storia di questo club, che la diffusione in tutto il mondo. Io penso che la Lazio ha avuto un grande salto in avanti sotto la mia gestione, questo lo riconoscono tutti, sia per la credibilità che ha acquisito in campo nazionale e internazionale, che non è legata solo al risultato sportivo. Perché vede, quando sono entrato io sono stato uno dei primi che ha imposto ai fini di iscrizione al campionato il pagamento della regolarità degli stipendi attraverso un bonifico bancario, e prima si pagavano invece con gli assegni che tutti dicevano Gabriolet, sapeva assegni che è la provvidenza, con il pagamento delle imposte e tasse, per cui se tu non paghi le imposte, tasse, l'INPS, l'INAIL non ti iscrivi al campionato. Quindi voglio dire, queste sono cose che hanno portato a una specie di virtuosismo e di rispetto delle regole che è fondamentale, no? Perché altrimenti poi in nome del risultato sportivo tu travalichi qualsiasi norma e qualsiasi diciamo così, rispetto di regole che sono fondamentali nella vita civile, no? Lei è diventato il presidente più longevo nella storia della Lazio. Una storia di affari, una storia di cuore o entrambe le cose? No, non è affari, perdoni, è un termine improprio perché io non ho tratto nessun vantaggio. Le racconto un episodio. Quando io sono, per dimostrare la mia impostazione, quando io sono subentrato, cioè ho acquisito la società e ho pagato per non ricordo qualche anno, il leasing di un fabbricato che oggi è di proprietà della Lazio, io potevo quel fabbricato importante al centro di Roma riscattarlo con 1,5 milioni. E all'epoca anche gente della struttura
mi disse: allora Presidente, la intesta, perché lo consente la norma, la legge, quando uno fa il leasing il riscatto può avvenire chiaramente a quello che lo riscatta, no? Perché il leasing, come lei sa, è un noleggio, no? Quindi come la macchina, quando uno vede la macchina non la può riscattare, non riscattare. E la potevo riscattare io a livello personale pagando 1,5 milioni, un fabbricato che vale diverse decine di milioni, oppure vado a una mia società. E io ho detto no, perché questa, quella quota l'ha pagata la Lazio e va intestato alla Lazio, e non intestato alla Lazio. Quindi affari io non ho mai fatto con la Lazio, anzi ci ho rimesso molto, perché lei tenga presente che io quando sono entrato alla Lazio, perché la gente poi parla, pensa che qualcuno... In termini di lire italiane, io ho messo circa 50 miliardi di lire appena sono entrato, prendendo il 21% della società. E poi sono cresciuto, in totale io ho messo 150 miliardi di lire per prendermi, che cosa? 1.070 miliardi di debiti. Io voglio sapere quante persone l'avrebbero fatto. Trasformiamolo in euro per i giovani che ci ascoltano. 550 milioni di debiti, 75 milioni di euro. 150 milioni. Che 75 milioni di oggi sono una cosa, di 20 anni fa erano sordi. Quindi mi sta dicendo che c'è ancora spazio per il sentimento. Tanto sentimento. Per quanto riguarda la mia persona, assolutamente sì. Io l'ho detto prima, io cerco di coltivare un modo di fare calcio basato sulla valorizzazione della persona a 360 gradi, soprattutto sull'aspetto umano, sull'aspetto valoriale. Io l'ho detto poc'anzi, no? Cioè, poi ognuno lo interpreta. Non a caso, se lei vede, le proprietà non è mia vita molto bassa, no? Perché? Perché nel momento in cui interpreti il ruolo del presidente per motivi di carattere di visibilità o per altri collegamenti imprenditoriali, poi nel momento in cui viene meno il fine, viene meno pure la necessità di essere presente nella società, anche perché quel tipo di conduzione è un po' la conduzione della cicala, e quindi molte società lei l'ha viste, io ne ho viste tante, società che poi sono passate sotto i miei occhi e sono scomparse, ma soprattutto ho visto tante proprietà che si sono avvicendate per lasciare il testimone a quello che sarebbe arrivato dopo, in termini di debiti, eccetera. Ecco, io, se noi vogliamo una sana competizione, dobbiamo rispettare anche, far sì che non ci possono essere società che oggi magari hanno 530 milioni di patrimonio netto negativo e con società che invece sono virtuose per mantenere in piedi un comportamento rispettoso delle regole, magari fanno a meno di fare grandi investimenti. E poi io gli investimenti li ho fatti soprattutto a livello infrastrutturale, perché sono anche tante società che raggiungono degli obiettivi importanti sportivi, però non hanno nulla di proprietà. Io quindi, significa la Lazio, una società patrimonializzata, proprio perché voglio, come dire, tramandarla, voglio che mio figlio prosegua in questo percorso, visto che un laziale ed appassionato, e quindi sulla base di questo voglio renderla forte non solo nel presente ma anche nel futuro. Diciamo che dopo Lotito ci sarà Lotito. Cioè, Lotito Enrico, sì. Oggi già entrato, l'ho fatto entrare nel sistema, si occupa del direttore generale del settore giovanile, lavora in modo alacremente, questo mi dà soddisfazione perché alle 7 del mattino esce da casa per stare subito, perché è un appassionato vero, conosce tutti i giocatori di tutto il mondo, li conosce tutti. Ha conseguito chiaramente una laurea in legge, sarà avvocato tra breve, ma non eserciterà il ruolo di avvocato, diciamo, chiamiamo la professione, vuole proseguire in questa attività, vediamo poi qualche altra cosa di famiglia, e perché lo fa con passione, con trasporto, con dedizione, e questa è una bella cosa. Non c'è, voglio dire, non dobbiamo legare lo sport all'interesse materiale. Poi è chiaro che per fare cose serve il denaro, è una cosa importante, ecco perché bisogna valorizzare i ricavi, valorizzare i diritti televisivi, valorizzare gli sponsor, cioè, perché sono le nostre fonti di approvvigionamento, di ricavo. Però tutto questo non deve andare a detrimento del valore dello sport e del merito sportivo, perché altrimenti della capacità anche organizzativa di poter produrre risultati, altrimenti saremmo tutti uguali, no? Mi è venuta una curiosità ascoltandola. In questi 19 anni quanti soldi ha speso per la Lazio? Ho speso,
adesso non ho mai fatto un consultivo, le dico la verità. Le dico solo una cosa che la farà sorridere. Per esempio, alcuni comportamenti di persone che hanno valutato in modo, come dire, molto superficiale e asettico alcuni principi di iscrizione, mi riferisco che poi non sono stati traslati sul mercato, mi riferisco con l'indice di liquidità, mi hanno costretto un anno a mettere 22 milioni, l'altro anno a mettere altri, cioè nonostante non avessi, soprattutto il secondo anno, l'obbligo, io l'ho preso dal mio conto personale e ho fatto chiaramente un aumento, cioè un finanziamento soci per futuro aumento di capitale, quindi non mi hanno prodotto nulla e non possono essere neanche recuperati, come lei ben sa. E quindi voglio dire, sono stati a fondo perduto e l'ho fatto per dimostrare che poi tutte le illazioni, le considerazioni che fanno le persone cozzano con la realtà, perché l'indice di liquidità non rileva la salute della società. Perché le faccio un esempio pratico, così capisce. L'indice di liquidità testa nell'arco dell'anno quanto c'hai, i ricavi e uscite, no? Quindi questo è il sistema, no? E quindi se tu c'hai un indice che viene dato a prioristicamente, stai fuori da questo indice, chiaramente non rispetti. Ma quell'indice, se è frutto, si attento, di investimenti, rivela invece la salute della società. Cioè, voglio dire cosa? Se io oggi ho costruito il centro sportivo, adesso la Fiorentina ha speso parecchio, mi dicono no, 120 milioni, lui si dice questo. Allora io ho un centro sportivo di 26 ettari e adesso l'ho comprato altri 3 ettari, 9, quindi circa, forse pure 5. Stiamo parlando di Formello. Di Formello. Allora, io su Formello ho investito tanti soldi, ho fatto un centro all'avanguardia. Quando è venuto Gianni Infantino, che è stato a cena da me nel centro sportivo, è rimasto stupito del centro, perché innanzitutto dal punto di vista sanitario noi abbiamo creato una cosa all'avanguardia, abbiamo l'ognatologo, cioè lo studio dentistico che è anche ognatologo, il podologo, il barbiere, 17 medici, abbiamo circa 20 specialità, abbiamo una piccola sala operatoria, abbiamo tutta una serie di situazioni che sono funzionali all'attività, al quotidiano. E adesso ho come dire, ultimato anche l'arredo delle cose del comparto femminile, stavo vedendo la Lazio femminile a Formello e la presidentessa del Brescia, perché noi giocavamo Lazio-Brescia, con grande piacere mi ha detto: ma perché presidente lei non prende in mano questa situazione? Perché è assurdo quello che è successo. Ecco, le sto dando una cosa. Noi l'anno scorso siamo stati sempre ai primi in classifica, poi nell'ultima partita abbiamo, in un confronto diretto, abbiamo perso perché una persona ci è andata sopra di un punto, ma c'erano squadre che non potevano iscriversi al campionato e io l'ho rappresentato, quindi necessariamente, obbligatoriamente, la Lazio doveva stare in Serie A. Per ben due volte, poi l'abbiamo vinto una volta, siamo andati in Serie A, poi siamo retrocessi, prima ancora che io ristrutturassi tutta l'organizzazione, perché infatti in un'organizzazione oggi mio figlio segue sia la primavera sia il calcio femminile, no? Però fatalità, allora la primavera, che stava appunto primavera, in passato era retrocessa e l'anno dopo non era purtroppo risalita. Ho ristrutturato tutto, ho messo mio figlio e altre persone, l'anno scorso ha vinto il campionato, è salita, quindi è stata promossa, la primavera, oggi è terza, il calcio femminile oggi è primo in classifica. Quindi significa che seguendo le cose si possono ottenere anche i risultati. E se avessero dato, cioè al di là di tutto, la Lazio stava in Serie A ed era un valore aggiunto, l'ho detto, non lo dico io, lo dicono i miei concorrenti in Serie B, ho detto, ma che senso c'ha che una società come la Lazio, che ha una struttura all'avanguardia, se vedete il centro solo del femminile, è una cosa. C'è la crioterapia, vasca del freddo, vasca del caldo, sauna, bagno turco, c'è tutta una serie. È giusto che abbiano esattamente quello che hanno i colleghi maschi. Diciamo. Mentre ci sono squadre di Serie A che non militano, che non hanno nulla, non hanno nulla di questa cosa. Allora io dico, mi pongo un interrogativo, no?
E noi vogliamo far crescere il sistema o lo vogliamo chiaramente indebolire? Se il sistema cresce, cresce anche in termini infrastrutturali, oltre di merito sportivo. Perché il merito sportivo, ecco, che cosa è successo? Che hanno consentito a una società di iscriversi e non avere i requisiti per iscriversi, perché c'erano contenziosi, mancato pagamento di stipendi. Di chi stiamo parlando? Del calcio femminile. E poi adesso, qualche giorno fa, ha declinato l'invito e quindi ha ritirato la squadra. Pomigliano, stiamo parlando del Pomigliano. Allora, e adesso, le dico questo, si trova, quindi giustamente come diceva il presidentessa del Brescia Calcio, che è stato falsato sia il campionato della Serie A sia il campionato della Serie B. Perché io sto in Serie B, non dovrei, obiettivamente non dovrei starci, perché saliva solo una, come lei ben sa, e come tale, quindi è una cosa, c'è una sproporzione, no? Perché poi in fin dei conti nello sport servono le idee, serve l'organizzazione, serve l'attaccamento, serve il merito, serve tutto, ma servono anche le risorse, perché senza risorse obiettivamente non puoi pagare gli stipendi, non puoi fare le infrastrutture, non puoi, quindi. E allora, cioè, se, voglio dire, chi è preposto, vuol dire, avere la visione prospettica del futuro di un sistema, deve prevedere anche questo. Deve consentire, secondo me, non solo che crescono le società perché vincono il campionato, ma devono avere gli stadi, i centri sportivi, il bacino d'utenza, perché altrimenti ci troviamo poi con lo svilimento del valore del nostro calcio, perché il mondo è cambiato rispetto al calcio dei 30 anni fa, dove c'era solo l'aspetto, era più un aspetto amatoriale, c'era il famoso padron che metteva i soldon, come si vuol dire, no? Che era un'altra cosa. Oggi le aziende, le società sono società per azioni, quindi sono società a scopo di lucro, quindi una sana gestione dà forza alla società anche con una prospettiva futura, a meno che non vogliamo continuare ad annoverare una serie di fallimenti di società che poi a chi giovano, poi sicuramente non al calcio, perché portano il discredito nel sistema e soprattutto portano anche a una competizione che viene viziata. Cambio totalmente argomento, qual è il suo rapporto con la fede? Con la fede? Sì. È un rapporto per me fondamentale, importante. Io penso, io ho una visione escatologica della vita dove sono stato educato, fai del bene, scorda e fai del male, pensaci. E ai valori cristiani, ai valori cattolici, perché non è altro che solo lo stesso il rispetto chiaramente dell'essere umano nella sua interezza. E quindi io penso poi che al di sopra di noi c'è sempre stata una visione, c'è cioè qualcuno che ha tracciato con ognuno di noi un percorso, e quindi dedico chiaramente una parte, anche se limitata, del mio tempo, perché la domenica, le feste comandate e quant'altro, non ho mai saltato una messa io in 66 anni, quindi anche quando sono stato in posti dove non c'erano le chiese cattoliche, mi riferisco quando a Riyadh, all'epoca sapete perfettamente che non potevano essere officiate le messe, io ho organizzato una messa nell'ambasciata, ho trovato un prete francese, e qualcuno mi ha fatto ricordare che in quell'occasione non era presente un rappresentante del nostro governo, della nostra ambasciata, perché probabilmente erano preoccupati, perché se, sai, lì c'era, a quei tempi c'era la carcerazione minimo nella situazione. Però ma questo lo faccio perché ritengo che sia giusto che una persona come me, che è stata una persona fortunata nella vita, no? Debba ridare qualcosa alla collettività. Cioè, io, come la collettività, mi ha dato la possibilità di poter esprimere le mie potenzialità, adesso sta a me restituire alla collettività quello che posso fare nell'interesse delle persone meno fortunate. Questo è un po' come in una famiglia, i genitori accudiscono i figli da piccoli e poi i figli poi dovrebbero, perché spesso purtroppo non accade così, e questo me ne duole per questa, perché gli italiani sono sempre stati molto legati al senso della famiglia, e dovrebbero poi accudire i genitori anziani nel percorso poi dell'ultimazione della loro vita. Questo per me è fondamentale, e cerco di professare tutti questi valori, che sono i valori del Vangelo, proprio per
nella mia vita quotidiana, fermo restando, questo significa che sono una persona che vive nell'empirio, sono una persona che vive coi piedi per terra, ma cerca di avere un comportamento che coniuga soprattutto l'aspetto interiore, l'aspetto spirituale, l'aspetto morale, etico, nei miei comportamenti. Per me è fondamentale, non è un problema solo di rispetto di leggi dello Stato italiano, è un problema di rispetto dei valori che ho dentro, per i quali io ho sempre combattuto e sono orgoglioso di professarli. Adesso parliamo di calcio, il primo nome che le faccio ovviamente è quello di Ciro Immobile, è nella storia della Lazio, le chiedo subito, a gennaio ancora alla Lazio o in Arabia Saudita? No, questo lo dovreste chiedere a lui, ma io non penso, alla società confida molto su Ciro, anzi è il nostro capitano, no? Io ho un rapporto particolare, oserei dire familiare con lui, quindi da parte mia e da parte, visto la società la rappresento io, non c'è nessun intendimento di allenarlo, ma infatti quando ho letto comunque queste considerazioni da parte di alcuni, io sono un po' così, rimasto un po' perplesso, conoscendo la persona, che è una persona che ha dei valori, insomma, il senso della famiglia, il senso dell'appartenenza, ecco, delle cose importanti, quindi che lui possa andare in Arabia, rimango, come dire, sorpreso, ecco, tutto qui. Non penso che sia, oltretutto poi c'è un contratto con lui, no? Quindi, voglio dire, no? Si dovrebbe conciliare anche la volontà del club, no? C'è il famoso pagare moneta a vedere cammello, nel caso. Ah, lo ricordate, sì, questo? Sì, l'aveva detto a me la prima volta, certo, me lo ricordo. Pagare moneta a vedere cammello, era su Oddo, ricordate. Però voglio dire, questo non è, cioè, per me Ciro è una persona di famiglia, quindi ho un affetto nei suoi confronti, cioè. Poi, purtroppo nel calcio capitano anche i momenti, come dire, di non altamente positivi. Questo sono legati a problemi fisici, a problemi ambientali, a tutta una serie di situazioni, ma io sono convinto che lui poi tornerà a essere quello che è sempre stato. Il rinnovo di Luis Alberto quanto è stato importante, e ci racconta il suo Luis Alberto? Ma Luis Alberto è una persona particolarissima, dal punto di vista caratteriale lo sa pure lui, ne è cosciente. È una persona particolare, in questo momento diciamo ha una posizione collaborativa. Quando è andato via Milinkovic, lo dico senza tema di essere smentito, io ho ragione, lui aveva un'offerta per l'Arabia, Luis Alberto, e potevo alienarlo. Ho ritenuto, siccome dal punto di vista tecnico, insomma, lo conoscete, quindi è una persona di qualità, e ho ritenuto che potesse in qualche maniera incarnare lo spirito dello spogliatoio. Quindi prima nella graduatoria interna a gruppo c'era primo Immobile, che c'è ancora adesso, poi c'era Milinkovic e poi c'era appunto terzo Luis Alberto. Quindi andando via Milinkovic ha salito un gradino ed è diventato insomma il riferimento un po' del gruppo da un punto di vista. Poi ci mette, ho visto ultimamente, ci mette determinazione, passione, spirito di sacrificio, insomma. È una persona particolare e come tale va presa per quello che è. Felipe Anderson rinnoverà? Felipe Anderson è un ragazzo d'oro al quale sono molto legato, perché è una persona molto religiosa, peraltro. Infatti abbiamo un'affinità, come dire, non lo prenda come un affronto elettiva da questo punto di vista. E è una persona con la quale stiamo intrattenendo rapporti, c'è un bel rapporto, non c'è un rapporto di rottura da parte nostra, ossia da parte mia, in questo caso della società c'è la totale disponibilità a rinnovare il contratto, adesso si tratta di trovare il punto di incontro dal punto di vista contrattuale. Appartenenza, la Lazio come famiglia e valori sono tre concetti su cui lei ha puntato molto e di cui parla spesso. Sbaglio se dico che Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi, romani e laziali, li racchiudono alla perfezione? Allora, Cataldi è cresciuto nel settore giovanile. Pensi che Cataldi, è cresciuto nel settore giovanile, poiché aveva un fisico
perché purtroppo l'aspetto fisico conta anche nel calcio, non era ancora sviluppato quando stava in settore giovanile. Allora lo mandammo a giocare in una squadra satellite nostra, con l'impegno nostro che l'avremmo osservato, eccetera. Tanto è vero che ha fatto bene, ce lo siamo ripreso e poi l'abbiamo fatto debuttare e poi ha fatto il percorso che appunto meritava di fare. E quindi lui è romano, verace, cioè insomma laziale da questo punto di vista, romagnolo e laziale anche lui, è voluto venire alla Lazio perché appunto era laziale, ci teneva, è un ragazzo che di Nettuno, che quindi diciamo ha un po' quei valori della provincia, sani, e quindi lui ha fatto una scelta obiettivamente con noi, una scelta di cuore, no? di appartenenza, questo dicevo, no? E di lazialità. Quindi con noi, insomma, mi pare che all'interno nostro si è creato un bel equilibrio, cioè lui ha chiaramente un bel profilo, soprattutto un ruolo, come ce l'hanno dato. Cioè, vedi, io ho il concetto dell'ecclesia, assemblea, no? Ecclesia, cioè la chiesa, che cos'è? L'assemblea. Cioè, quindi, la Lazio è un gruppo, una grande famiglia, dove tutti svolgono il loro ruolo senza sminuire il ruolo di ognuno. Perché il calcio, ricordate, è uno sport di gruppo. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. È un po' come un'orchestra, no? Quindi se stecca uno poi diventa un problema per tutti. Tutti hanno il loro ruolo, devono avere il loro rispetto, la loro considerazione in funzione, e sta a loro dimostrare il loro valore e il ruolo che vogliono ricoprire all'interno della famiglia. Perché, dicevo, se tu c'hai una famiglia numerosa, ci avrai quello che è più studioso, quello che è meno studioso, quello che è più compassato, quello che è meno compassato. Però l'importante è creare un'armonia tra tutti e portare avanti una linea che sia la linea comune, quella di raggiungere gli obiettivi e soprattutto quello di professare dei comportamenti e dei valori che siano all'insegna della società. Guardate, io le scelte dei giocatori ultimi l'ho fatta soprattutto anche sulla base della qualità, non solo tecnica, sportiva, ma anche della qualità morale della persona. Come si sta avvicinando al derby lei? Ma sai, io ormai sono 20 anni a farci il presidente. Qualcuno mi rimprovera e dice: ma presidente, ma lei la vedo anche quando vede partire impassibile. Mi dicono, no? Ma il tumulto ce l'ho interiore io, no? Lo so controllare. E quindi non penso, ecco, per noi il derby è un campionato nel campionato, come sapete, a Roma in modo particolare. Quindi è una partita, un appuntamento importante. Spero che la squadra ritrovi quell'unità di intenti e quello spirito di compattezza e soprattutto trovi la forza di esprimere al 100% le proprie potenzialità per dare grande soddisfazione ai nostri tifosi, i quali meritano un comportamento all'insegna del sacrificio, della determinazione e soprattutto del risultato. Mi dica una cosa, una sola, che la Lazio deve per forza migliorare. Ma la Lazio non è una sola cosa, la Lazio deve migliorare in tante cose, a partire dal suo presidente sicuramente, che io penso che parto dal presupposto, sono tutti utili e nessuno è indispensabile, tanto per essere molto chiari, però ci dobbiamo adoperare tutti per migliorare. Il miglioramento sicuramente nel caso della squadra è quella di avere coscienza dei propri mezzi, delle proprie potenzialità ed essere in grado di poterle esprimere, cioè il fatto di avere anche comportamenti all'insegna di quegli aspetti che dicevo, morali, eccetera, non significa che tu non devi scendere nell'agone sportivo determinato, cioè come se stai nel Colosseo, c'hai davanti degli avversari che scendono in campo cattivi, determinati, eccetera, tu devi fare altrettanto, perché altrimenti rischi di soccombere. E allora quello che io chiedo alla squadra, essendo cosciente dei mezzi che ha a disposizione, delle qualità tecniche, delle qualità anche morali e delle capacità di poter fare sistema e gruppo, di potersi unire e combattere per raggiungere l'obiettivo che uno si è prefisso e che loro devono prefiggere di raggiungere. Cioè, voglio dire,
la squadra deve essere cosciente che ha un obiettivo, che è quello di raggiungere i risultati. Per raggiungere i risultati tutti insieme devono lavorare all'unisono per farlo. Contribuiscono i medici, i massaggiatori, i magazzinieri, tutti quanti hanno la società, ma loro vanno in campo e loro devono poi trovare quella alchimia, quella, come dire, dialettica interna che gli consente tutti insieme di poter esprimere al 100% le singole potenzialità, le potenzialità del singolo. Perché vedete, le partite non le vince il singolo, le vince il gruppo. E talvolta il gruppo è determinato anche dal fatto che il singolo, essendo cosciente di non poter esprimere al 100% in quel contesto le proprie capacità, fa un passo indietro e dice al proprio compagno di che lo ritiene in quel momento più funzionale a raggiungere l'obiettivo, di sostituirlo. E soprattutto, e lo vedi quando uno scende in campo e l'altro sta in panchina, che incita dalla panchina e quant'altro. E soprattutto le vittorie, ripeto, sono di tutti, perché anche quello che sta in panchina consente a quello che scende in campo di avere una maggiore responsabilità, perché sta giocando anche al posto dell'altro e quindi deve dare il massimo per potersi meritare quel posto. Di Sarri è contento? Diceva contento o rimborsato, c'era quella... No, il Sarri, guardi, è un grande, come dire, insegnante di calcio. Come dicono maestro, termine, insegnante di calcio. È una persona caratterialmente particolare, che con me, diciamo così, va d'accordo. D'accordo nel senso che abbiamo dei confronti, no? Litigato ogni tanto? No, litigato no, non abbiamo mai litigato. Litigio è una forma, significa che non c'è il rapporto, no? Abbiamo confronti, abbiamo avuto confronti dialettici. Diciamo che io sono un presidente che svolge il ruolo del presidente e che dopo 20 anni penso è in grado di capire quelle che sono le effettive esigenze della società, del gruppo, della squadra e di quant'altro. Lo dico non per presunzione. Lei immagini, voi mi ancorate sempre alla Lazio. Ma io ho preso la Salernitana, che stava in eccellenza, e sono l'unico caso nella storia, che ogni anno, quindi l'ho fatta ripescare in serie a seguito di una legge che c'era, di una norma, pagando 350.000 euro a fondo perduto 12 anni fa, ed è stata ripescata in serie D. Ho vinto il campionato di Serie D, l'anno dopo sono andato in C2, ho vinto il campionato di C2, ho vinto la Supercoppa di Liga, sono andato in C1, ho vinto la Coppa Italia, ho vinto il campionato di C1, sono andato in B. Poi in B mi sono dovuto fermare perché altrimenti l'avrei dovuta vendere la squadra, no? Poi alla fine un giorno ho detto basta, devo andare in Serie A. Perché? Perché ho capito che la piazza era insofferente, ma soprattutto c'erano dei giochi sul territorio che non mi garbavano più, come dice Sarri, non mi garba quando dice una cosa che non gli va bene. E quindi poi sapete che è stata venduta il 31 di dicembre, che a mezzanotte e meno un minuto, che era il termine ultimo per poter allenare la squadra. E la cosa strana, che uno dovrebbe far riflettere, nonostante ci fosse una delibera della Lega di Serie A che avesse detto che era giusto che la Salernitana avesse ultimato il campionato all'unanimità, avesse ultimato il campionato, ed è stata svenduta perché è stata pagata, tra l'altro a me mancano ancora dei soldi, 10 milioni, e una società che aveva 26 milioni di liquidità dentro, un affidamento bancario di 25 milioni mai utilizzato, circa 37 milioni di patrimonio giocatori, e poi l'avviamento e poi tutto il resto, quindi si diventa una società che valeva 70-80 milioni minimo. È stata venduta a 10 milioni. Questo dovrebbe far riflettere, nonostante io non fossi il gestore, nonostante ci fosse un trust, nonostante, e quindi io non ho mai, anzi era documentale perché quando i trustee andavano in assemblea votavano sempre contro in modo diverso da come votavo io, quindi questo per farle capire, no? Che tante volte. Allora, lo sport deve essere anche gestito in modo illuminato, scevro da interessi personali. Ma tornando a Sarri? Sì, tornando a Sarri?
No, stavamo parlando di Sarri. Sarri è una persona, le dicevo, con la quale ci confrontiamo, anche talvolta abbiamo un modo abbastanza acceso, ma acceso non è mica... Lui ha le sue idee, lui è un integralista. Però penso che poi alla fine lui abbia stima della mia persona. Qui non è il problema perché io sono il presidente, sono il proprietario, le cose eccetera. Mi risulta, perlomeno da esternamente, che lui abbia una grande considerazione della mia persona. Peraltro l'ha espresso anche in un'intervista pubblica dove mi ha definito una persona che c'era una delle persone più intelligenti che lui ha conosciuto e io sono rimasto infatti colpito perché lo ringrazio di quella considerazione perché potevamo farla, no? Questo è stato il Corriere dello Sport. È chiaro che di fronte ad alcune situazioni chi c'aveva ragione è ai posteri l'ardua sentenza. Cioè lui nel mercato di quest'anno chiedeva Ricci come centrocampista, Berardi come esterno. Io ho tentato di raggiungere questi obiettivi, ho ricevuto delle richieste fuori di qualsiasi logica, ma logica non solo per la portata economica, ma per il valore del giocatore in relazione all'età. Quindi questo. E quindi non ho trovato cose, ho detto Ricci, e ho feci quella famosa battuta, e Ricci, io conosco solo gli spaghetti con i Ricci, no? E abbiamo messo Rovella, non penso che Rovella sia inferiore a Ricci, questo lo dico da un punto di vista pratico. Non penso Zilinski che i giocatori che abbiamo preso siano inferiori a Zilinski, tant'è che Zilinski ancora è sul mercato, cioè lo ha rinnovato nel contratto e non mi sembra che abbia tutti questi compratori. E non mi sembra che Berardi si sia accasato da qualche altra parte, noi abbiamo preso altri giocatori. Vedremo. È chiaro che è un percorso un po' più lungo che richiede un maggiore impegno da parte sua per valorizzare i giocatori, ma io ho preso proprio questo perché lui è uno che sa insegnare, fa crescere i giocatori. Io penso che la squadra oggi, il paradosso è questo, che ha vinto sempre con le squadre più importanti e ha perso con le squadre meno importanti. Quindi è un problema che dice che cosa rimprovero? La mentalità, perché essere grandi non è un epiteto che uno prende così sic et simpliciter, lo devi dimostrare nella tenuta mentale, perché quello che conta, ricordatevi sempre, oltre le qualità, è la tenuta mentale, la concentrazione e la differenza tra buon giocatore, ottimo giocatore, campione, è proprio questo, il campione è quello che riesce ad esprimere sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, il 100% delle proprie potenzialità. Gli altri, magari per motivi, dicendo, sottovalutando anche l'avversario, io ho visto per esempio la partita Udinese-Milan, non esprimo giudizi calcistici, però esprimo giudizi di determinazione, di aggressività, di concentrazione da parte dell'Udinese e erano degli assatanati. Se riuscissero a avere la cattiveria agonistica, la determinazione, questo io rimprovero alla squadra. Ma se scendessero in campo con la mia determinazione, la mia voglia di portare a casa tutti i costi il risultato, voi l'avete visto anche in politica, nelle istituzioni sportive, io cerco sempre, no? Di portare avanti le idee nelle quali credo, no? Però devi pure saper far affermare, no? Nel senso che se non ci metti la determinazione, la combattività, il furore agonistico, mica detto, non è che gli altri si spostano e ti dico guarda scusa, te proprio accetto quello che dici te. Qual è il derby a cui è più legato in assoluto dei suoi derby? Beh, senza dubbio quello della Coppa Italia del 26 maggio, no? Dove abbiamo vinto la Coppa Italia contro Roma e devo dire è stato un evento particolarissimo. Perché in città poi si vive, si soffre, obiettivamente la città, in particolar modo l'altra fazione, è più portata ad enfatizzare le situazioni, no?
per esempio gli anziani sono meno, sembrano meno coinvolti esteriormente, emotivamente, diciamo soffrono in silenzio, invece l'altra sponda è un po' più caciarona, più cerca in qualche maniera di, è chiaro che nel momento in cui non ha raggiunto l'obiettivo perde, come dire, sparisce, si nasconde. Ci racconta i due derby dell'ultimo anno, dello scorso anno, all'andata Felipe Anderson, al ritorno Zaccagni. Due grandi risultati, no? E soprattutto hanno creato un trasporto da parte della tifoseria verso la squadra importante, perché, ripeto, il derby è un campionato nel campionato. Come dire, enfatizzare le capacità o comunque accrescere la voglia di portare a casa i risultati nel momento in cui ottiene il risultato positivo, o può abbattere chiaramente la squadra perché si sente maggiormente dal punto di vista emotivo rispetto a una partita, che tutte le partite sono fondamentali, anche soprattutto quelle dove tu giochi, ti giochi il trofeo, però ecco, il derby rimane sempre la partita nella partita, quindi cioè, all'epoca, nello scorso anno, siamo stati chiaramente ampiamente soddisfatti dei risultati, per come sono stati vissuti, per quello che abbiamo ottenuto. Grazie, grazie Presidente Lotito, noi ci vediamo e ci sentiamo con un'altra puntata di Storie di Serie A. Storie di Serie A. Storie di Serie A. Su Radio Serie A con RDS.